uno dei pentiti che hanno più proficuamente collaborato con la giustizia, non tanto i grandi pentiti, bensì il pentito Vincenzo Sinagra, raccontava della famiglia di Corso dei Mille che pur nel momento in cui faceva miliardi a palate con il traffico di droga, non rinunciava mai a esercitare in alcuni modi particolari, quale le estorsioni, quale i pizzi, quale il pagamento delle tangenti negozio per negozio lungo il suo territorio, perché quella era un'affermazione del suo dominio sul territorio che la mafia ritiene essenziale, perché se la mafia non avesse questo collegamento connaturale nel territorio, sarebbe un'organizzazione delinquenziale ma non sarebbe più mafia. Gli appalti pubblici rappresentano soltanto una minima parte della massa di denaro gestita da Cosa Nostra. La vera cassaforte è la droga. Ieri la morfina base, che lavorata nelle raffinerie siciliane diventava eroina. Oggi, dopo i colpi inferti dalla magistratura alla mafia, una nuova organizzazione del rifornimento e dello spaccio. Oggi la droga rappresenta ancora sicuramente un tipo di investimento che in termini meramente economici si può sicuramente dire uno dei più lucrosi o uno dei più convenienti, quindi non è da escludere che dove si formino capitali illeciti o capitali fuori bilancio, cioè ad esempio delle banche o in altre regioni in cui si vengono a formare capitali senza controllo, questi capitali vengono investiti nel traffico di droga. In Sicilia la morfina base diventava eroina e quindi arrivava sulla piazza americana. Oggi questo non accade più. In Sicilia non si raffina più. E questo non significa che la mafia non fa più traffico di droga, significa che la mafia ha riconvertito la sua posizione di produttrice di eroina nella posizione di trafficanti d'eroina. Cosa Nostra è considerata e caratterizzata da una radicale compenetrazione tra la famiglia mafiosa e il territorio mafioso, da poter far quasi stabilire una equiparazione totale tra quello che nella dottrina costituzionalista individua nel rapporto fra territorio e Stato. Anzi, io ricordo che all'università mi insegnavano che lo Stato non ha un territorio, lo Stato è un territorio, e lo stesso vale esattamente per la famiglia mafiosa. La cosa più sconcertante di Cosa Nostra oggi è, come ben spiega il giudice Borsellino, il capillare e arcaico potere sul territorio tramite strutture e ordinamenti di tipo militare e allo stesso tempo l'impegno sui più importanti fronti finanziari internazionali. Secondo i magistrati che indagano da anni su queste vicende, Cosa Nostra è arrivata alla stanza dei bottoni dell'economia mondiale. Questa pressione si esercita su una larga fetta dell'imprenditoria utilizzando quel particolare sistema di estorsione mafiosa che non consente tanto di distinguere tra il colpevole e la vittima, perché la estorsione mafiosa ha questa particolarità, che è un'estorsione che offre un servizio, che può essere un servizio di sicurezza quando si fa pagare la tangente a un negoziante, può essere un servizio di apprestamento di capitali quando si vuol confondere il proprio capitale sporco col capitale pulito di un'impresa perché fruttino tutte e due, cosa a cui può trovare la sua convenienza anche la vittima di questa estorsione, perché se da un lato subisce questa società che magari se si fosse determinata autonomamente non avrebbe voluto subire, nel momento in cui la subisce la vittima finisce per ricavarne un vantaggio. Chi non si presta può morire. A Palermo il numero degli imprenditori, soprattutto a Palermo, il numero degli imprenditori uccisi è notevole.
a Marsala tutti possono vedere che le finanziarie, contrariamente a quanto avviene nelle altre città d'Italia, hanno gli sportelli aperti al pubblico lungo le strade e non in uffici come normalmente avviene. È chiaro tuttavia che la presenza di tante piccole banche e di tante finanziarie può essere uno strumento per il quale possano avvenire operazioni di riciclaggio. La mafia non è un fenomeno eccezionale, è un fenomeno endemico, cioè non è come il terrorismo, un fenomeno che si presenta in un determinato momento storico e comunque è destinato a essere riassorbito. La mafia è un fenomeno che dura probabilmente da oltre 100 anni, non si può pensare a eliminarlo con interventi armati, qualcuno ha detto con leggi eccezionali, visto e considerato che è talmente radicato che deve essere combattuto con una legislazione adeguata e soprattutto con interventi di natura amministrativa adeguati.